Sì, grazie Presidente. Questo ordine del giorno credo che sia un ordine del giorno opportuno perché chiede un cambiamento importante per chi pensa che questa città debba cambiare ed essere una città sostenibile, su tutti i fronti. In questo caso abbiamo messo all'interno della mozione alcune considerazioni importanti. L'alimentazione a metano per le automobili, sia quella a gas naturale compresso che quella a gas naturale liquefatto, presenta le minori emissioni in atmosfera, avvicinando allo zero le emissioni di particolato e riducendo in modo considerevole inquinanti più nocivi come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi non metanici. Parole complicate magari possono sembrare, ma sostanzialmente stiamo dicendo che vogliamo aiutare l'ambiente, ecco, questo è importante. In questa mozione l'Assemblea vuole impegnare la Sindaca e la Giunta affinché ci sia la possibilità di estendere a tutte le vetture alimentate a metano il regime di esenzione del pagamento della sosta su tutte le aree tariffate, già vigente per le auto a trazione ibrida ed elettrica. E vogliamo inoltre proporre la riduzione del 20% della tariffa dei permessi dello ZTL. Ecco, io credo che questa mozione rispecchi perfettamente le linee programmatiche e quello che comunque noi abbiamo dichiarato in campagna elettorale, ma che anche altri movimenti o partiti hanno voluto indicare, e credo che possa trovare da parte di tutti la giusta attenzione affinché si possa portare avanti un'istanza giusta che va a favore della salute dei cittadini, ma soprattutto allinea questa capitale alle altre capitali europee, che in alcune cose stanno avanti a noi. Per cui cerchiamo di recuperare quei gap che comunque troviamo per sostenere e cambiare questa città in meglio e renderla più verde. Grazie.